Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di terapia familiare e lo facciamo con la nostra ospite, Parise Giulia, psicologa e psicoterapeuta. Giulia, buongiorno. 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 Allora, entriamo nel vivo della nostra intervista e ti chiedo, anche per gli ascoltatori che magari non lo sanno, a che cosa serve una terapia familiare? Allora, la terapia familiare intanto è un tipo di terapia che viene utilizzata all'interno della psicoterapia sistemica, che è un tipo di psicoterapia. L'obiettivo è quello di supportare la famiglia quando si trova davanti ad un momento di criticità. Le criticità possono essere tante, possono essere delle difficoltà sul piano comunicativo, possono esserci delle difficoltà ad affrontare un evento critico, che può essere un lutto, che può essere una separazione, un problema economico, insomma, possono esserci tanti, tanti disagi che la famiglia sta vivendo. Ecco, la terapia familiare interviene in questo momento qua. E magari la curiosità è anche questa, com'è strutturata? Cioè, immagino una terapia familiare preveda un insieme di incontri, mi verrebbe da dire, anche abbastanza numerosi. Allora, non necessariamente, nel senso che dipende un po', dalla problematica che porta la famiglia. Diciamo che una particolarità della terapia familiare è che può essere condotta da uno o due terapeuti, questo perché essendoci tante persone all'interno dello studio, l'idea di avere due terapeuti permette un po' di cogliere meglio la complessità che c'è all'interno del contesto. Solitamente viene convocata la famiglia nucleare, cioè mamma, papà e figli, almeno in un primo momento. Poi, se c'è la necessità, se c'è il bisogno, può essere estesa anche a dei familiari di riferimento, dei familiari importanti, ad esempio i nonni e gli zii. Come funziona? Sostanzialmente i terapeuti con un insieme di domande aiutano tutti i componenti della famiglia a far emergere il loro punto di vista, il loro vissuto su una determinata situazione e cercano di facilitare in questo modo eventuali non detti che possono ostacolare la comunicazione, la comprensione di determinati comportamenti o le relazioni che ci possono essere tra i familiari. La terapia familiare di solito ha una cadenza mensile, questo perché c'è l'idea un po' che ci sia bisogno di rielaborare un po' quello che viene detto all'interno dell'incontro e poi perché a volte i terapeuti possono dare dei compiti per casa da svolgere, quindi lasciano il tempo ai familiari di farli.